Franco. No, aspetta, no, non lascio l'auto qua in mezzo alla strada con le chiavi inserite, capito? Che cosa mi importa dell'auto di quel coniglio? Che finisca al primo spasciacarrozze, non mi importa nulla. Si è scaricato, devo andare a telefonare da una stazione di servizio. Anzi, rompiamogliela noi, così ci finisce prima. Basta, dobbiamo averne cura, perché se succede qualcosa all'automobile, a chi daranno la colpa? A Franco. Oh, bene. Va bene, la guardo io, ma sbrigati. Bene, siediti al volante nel caso arrivasse la polizia e ce la sequestrasse. Ma se non ho la patente, che dici? Appunto, fingi di stare male. Va bene, vai, perché non ho tempo per preoccuparmi dell'auto di quel bellissimo. Va bene, aspetta, aspettami per cinque minuti. E noi che facciamo? Ci stiamo occupando di... di quel buffone. Oh, mamma. Devo perdere tempo a controllare la sua auto e non se lo merita. Che meraviglia. Quanti bottoni. Senti che musica da Don Giovanni ascolta quel Latin Lover. E questo? Oh, uno champagne, certo. Ha un mucchio di aggeggi quest'auto. Che cos'altro c'è qua? Che cos'altro c'è? Vediamo. E quelli? Due tipi con la faccia da delinquenti, modo di camminare da delinquenti e sguardo da delinquenti. Sono delinquenti! Oh, mamma mia, il clacson! Una storia che più storia, una risa che sorrisa e l'amore... Flor! Flor! Ma dov'è l'auto? Flor! Flor! Te l'avevo detto di fare qualcosa, no? Ma lascia perdere, vai, vai! Ah! 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 Fatine, fate degli incantesimi, come si ferma questa cosa? Ascolta, Delfina, calmati un po' e... Io sono calmissima. ...mettere le cose in questi termini, perché questo ha una soluzione, si può sistemare, può essere risolto. Tu sei una persona gentile e mi dici con gli occhi ciò che non riesci a dire con le parole. Per questo motivo preferisco andare via. No, Delfina, questa è una pazzia. No, una pazzia è rimanere qui e continuare a soffrire, continuare a rivivere le stesse cose. No, non riesco più a vivere così. Per questo intendo preparare all'istante le mie valigie e andare via. Com'è andata con la pagliacciata? Tutto bene? No, tutto male. Male, peggio del peggio. Un disastro. E anche peggio di un disastro. È orribile. Quella che mi ha visto baciare Priscilla è stata Flor. Dimmi, perché mi ha visto Flor? Che cosa ci faceva? Non lo so, signore. Mi piacerebbe avere la risposta. Io ho fatto alla lettera tutto come mi aveva detto lei. E mi scusi, la signorina Delfina non l'ha vista? Sì. È di là, in un angolo, a piangere. Ha capito ciò che provo per Flor. Io non la volevo ferire e ho finito col farla soffrire di più. Ora vuole andare via di casa. No, se la signorina Delfina va via da questa casa, finisce la saggezza. Dobbiamo fare subito qualcosa. Non posso crederlo, era tanto semplice, era tanto facile. Era un piano semplice, io ora potrei stare con lei, ma come faccio? Come faccio a spiegarlo a Flor? Lei è testarda, molto testarda. Dobbiamo tentare, ecco. Hai ragione, facciamolo. Parlerà con la signorina Delfina? Ma che Delfina? Con Flor è già tornata. No, non l'ho vista. Conte Massimo, io avrei bisogno di denaro perché Nicolas vuole prendere lezione da chef cuoco. Puoi ripetere? Elimini la parte tedesca dalla frase perché non si è capito niente. Lei è di fronte a un conte e al suo maggiordomo, non è al mercato. Bisogno di avere di soldi per Nicolas, che prende lezioni di chef. In che lingua parlare io? Va benissimo, sì. Poi te li rendo. Prendi e che studi molto, mi raccomando. Danke schön. Hai visto Lorenzo, per caso? Il signor Lorenzo sta con Flor. Con Flor? Dove? Io sentire che sta in via 34 km 65. Chi ha detto? Via 34 km 50. La scriva! Sì, molto meglio. Fino al giorno del giudizio a decifrare i suoi gorgogli verbali. Ah, che maleducato! Cosa ci fa sulla statale? Prepara l'auto, che andiamo là. Sulla statale e con Lorenzo. Ma
Ciao, sono Dracula. Vorrebbe darmi un bacio, bella Franco. Che c'è? Che cosa succede? Una caramella. Ti ho portato delle caramelle, non le vuoi? No, grazie. Che succede? Niente, pensavo a quel bambino, Leo, che ci ha scambiati per fratelli. È un ragazzo, ci ha visti entrambi biondi e gli è sembrato... No, non gli è sembrato, Franco. Siamo cugini e ci assomigliamo. No, Olivia, no, questo è solo un dettaglio. Sì, certo, siamo più o meno simili, ma con questo che vuoi dire? Riesci a fidarti di me, Siamo molto felici, vedi? Non ti pare? E che cosa facciamo? Dovremmo scappare per tutto il resto della nostra vita? No, non dovremmo nasconderci per sempre. Io ho già pensato a qualcosa. Andiamo insieme a Ushuaia. Che te ne pare? Compriamo una capanna nel sud, nessuno ci troverà e saremo molto felici. Allora, ci vieni con me o no? Sì, sì, vengo con te. Yuhu, Nicolas! Che cosa stai facendo con quegli occhiali? Io starete cercando. No, chiedo scusa, la verità è perché che io... Perché tu dovrai chiedere denaro a signor Conte No. per tuo corso di chef. Aspetta, ma ti ho dimenticato. Ah, ma Greta, ascolta, si è ricordato. Qua conserva denaro, tu prende su. Molte grazie, sul serio. Che va a stare i tuoi vestiti? No, io quelli non li metto, no. No. Ma essere i vestiti di sempre. Che cosa? Ora che essere chef volere mascherarti da principe? Figurare. Guarda, se vuoi che mi cambi, portami qualcosa di marca. Quelli puoi metterli tu. Ecco, ti ho portato... È andato via. È andato via. Io lo capisco. Io lo capisco perché... Per chiunque deve essere difficile scoprire di avere un fratello come me. Non sei degno della mia bambina. Le hai spezzato il cuore, la stai gettando per strada nel fango. Dimmi che cosa hai fatto a Delfina. Perché vuole andare via di casa? Malala, io non le ho fatto niente. È stata una sua decisione, non mia. Questo è un malinteso. Le devi chiedere perdono in ginocchio, è chiaro? Perché altrimenti ti strangolo fino a farti uscire gli occhi dalle orbite. E se qualcuno deve andare via di qui, sei tu, l'intruso. Perché questa casa è della mia Delfina. Ma lascialo in prigione, non hanno l'idromassaggio. Che sia l'ultima volta che mi interrompi quando sto per eliminare qualcuno. Signore, ho una notizia buona e una cattiva. La buona è che è arrivato il taxi per andare alla statale 34. Come un taxi? Andiamo con la mia auto. Precisamente, e questa è la cattiva. La sua auto non c'è. La mia auto è sparita. Sei rimasto solo, Massimo. Prima ti ha lasciato la mia Delfina e ora la tua carrozza. Evaristo, dimmi dov'è la mia macchina. Ma se lei non sa dove l'ha lasciata... Io l'ho lasciata parcheggiata in garage. Bene, 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 bene. Siamo di fronte allo stranissimo caso di un'auto che si muove da sola. O che qualcuno ha rubato. Chi ha preso la mia auto? Oh, mamma mia, mamma mia! Come si guida questa cosa? Buona, buona, tranquilla. Non posso morire ora, sono troppo giovane. E vediamo se ti piacciono. E com'è bello passeggiare in questa macchinetta. Oh, povera me, va piano, piccola. Non deve essere tanto complicato. Vediamo questo. No, 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 no. Un'altra cosa, un'altra cosa. Va bene, va bene. Vediamo questa, la leva. Ingrano la marcia. Un sacco di marce. Ah, e metto, tolgo, metto, tolgo, metto, tolgo, metto, tolgo, metto. Ah! Fatine delle leve, aiutatemi! Bene, osservate attentamente il vasetto. Tutti. E poi descriverete il processo di germinazione. Ma molto diligentemente. Kylie, Kylie, dammi